Un autentico big per la partenza ufficiale di Parola di Giustizia 2011. La rassegna, giunta alla terza edizione, è stata inaugurata dalla lezione magistrale di Romano Prodi in Piazza del Bastione alla Spezia. Il professore ed economista, due volte presidente del Consiglio, ha parlato di fronte a una piazza gremita di cittadini e autorità, introdotto dal sindaco della Spezia, Massimo Federici. Un'idea di cultura come fattore di coesione. E come civiltà di ogni giorno dei rapporti quotidiani, ecco, del vivere insieme, questo è quello che deve essere la cultura proprio quando si vuole rivolgere a tutti, a tanti, deve essere alta. I grandi temi del nostro tempo: globalizzazione, nuova domanda alimentare, la primavera araba, la crisi dell'Occidente, sono stati affrontati con stile comunicativo e profondità di analisi. E, secondo Prodi, una nuova stagione che unisca sviluppo a diritti sociali e maggiore equità è possibile, a partire proprio dal nostro paese. Professore, lei ha detto che l'Europa non pensa più al futuro, ma solo al presente. Il nostro paese? Peggio, cioè ancora più al presente. Infatti cresciamo un po' meno degli altri paesi europei e non ci sono le linee di sviluppo di nessun tipo, no? Cioè io capisco benissimo la difesa di quella che si chiama la bottom line, cioè la linea di fondo del bilancio dello Stato, perché più deficit di così non se ne può avere, quindi questo mi va bene, ma per carità non si possono fare tagli uguali per tutto. Un paese deve scegliere sul futuro e deve in quel futuro mettere tutte le risorse che può. Secondo lei è possibile ancora lo sviluppo insieme ai diritti sociali? Se fra poco comincia, io penso che il mondo comincerà a prendere coscienza di questo. Ancora non ci siamo, ma siamo arrivati a dei punti di tensione, di differenziazione troppo forte. Faccio l'esempio anche personale, no? Ripeto, 30 anni fa, quando scrivevo che la differenza fra 1,40 nel salario della stessa azienda mi sembrava eccessivo, nacque un meraviglioso dibattito. Oggi è 1,400 e sembra che la cosa non tocchi nessuno. Parola di Giustizia è iniziata questa mattina con l'incontro con gli studenti che ha affrontato il tema conduttore della rassegna, il bene comune, i beni comuni. E dopo l'evento con Prodi, altra ressa esaladante per Stefano Rodotà. Per sabato 14, programma ancora denso di avvenimenti, con altri personaggi come Guglielmo Epifani e Marco Revelli.